Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Quando si parla di avventure multigiocatore, si pensa subito alle due modalità ufficiali rilasciate dalla FFG, che vedono i forgiatori presenti sul crogiolo immergersi nelle profonde oscurità degli abissi, rendendosi protagonisti di una battaglia serrata contro una creatura ancestrale nell'ascesa del Krakiaven e impedendo ad un gruppo di fanatici di determinare la fine della vita sul pianeta al centro dell'universo nel sequel La Cospirazione Abissale. Ebbene, in data 22 novembre, sulla pagina Facebook di Keyforge, link in descrizione, Mason Leto ha pubblicato la sua personale avventura multigiocatore, la terza, che va ad aggiungersi alla sconfinata rosa di opzioni plausibili per chiunque voglia discostarsi dalla tradizionale partita uno contro uno. In questo nuovo modo di scoprire il nostro gioco di mazzi unici al mondo, una nave pirata, la Royal Fortune, terrore dei 16 mari, ci troviamo sul crogiolo, tenterà di scappare dopo aver rubato un tesoro nella speranza di far perdere le proprie tracce prendendo il largo. Prima di iniziare, volevo ringraziare Irene Lunachiara per aver fatto gli straordinari trasponendo in italiano l'intera avventura, per poi tradurre in inglese questo video permettendo ad ognuno di voi di scorrere con gli occhi i sottotitoli che state leggendo in questo momento. Ed ora salpiamo assieme, mettendoci all'inseguimento del galeone fuggiasco, scoprendo assieme le dinamiche di gioco di Flight of the Royal Fortune. Andiamo a dargli un'occhiata. Per iniziare a giocare a questa avventura saranno necessari un mazzo avventura da 36 carte, nove schede di localizzazione, la carta identità doppia faccia vento, la carta doppia faccia di riferimento del giocatore, e la carta mastodontica della Royal Fortune. Questi ultimi elementi li troverete tutti disponibili all'interno del documento da stampare che troverete come sempre in descrizione. Non saranno invece inclusi nell'avventura i seguenti materiali, che dovrete quindi reperire a parte. Segnalini ambra oscuri. Andranno bene anche dei dadi da gioco, basterà differenziarli dalle tipiche ambre che utilizzate ordinariamente durante le vostre partite. Segnalini cassa del tesoro. Qualsiasi cosa andrà bene per segnalarne la presenza, anche un semplice foglio bianco con su scritto cassa del tesoro. Tutti i token utilizzati in una tradizionale partita di Keyforge. Stordito, protezione, danno, potenza, adirato, eccetera. Ed un mazzo unico personale con cui giocare. Una volta ottenuti tutti gli accessori utili con cui poter iniziare una partita, dovrete sistemare ogni singolo elemento sul campo di gioco che riguarderà l'avversario comune, in questo caso la nave pirata protagonista dell'avventura, in questo modo. La mastodontica marina, la riserva di Ember di quest'ultima e i segnalini tesoro dovranno essere posizionate rispettivamente al centro della linea di battaglia rivale. Sei ambre oscure che formeranno la riserva iniziale con la quale la Royal inizierà a giocare al di sopra di quest'ultima, ed un numero rispettivo di casse del tesoro sopra la Fortune
pari al numero di giocatori più 1. Quindi, se parteciperanno 3 forgiatori, saranno presenti 4 segnalini tesoro. Poi dovrete posizionare la carta vento a doppia faccia nei pressi della nave, con il lato vento contrario, headwind, rivolto verso l'alto. Posizionate la carta di riferimento del giocatore dove si possa avere sempre a portata di mano. Ed infine, se si gioca un mazzo di ondata oscura, collocare la marea sul campo di battaglia come il regolamento generale di Keyforge vuole. Quindi toccherà alle 9 schede di localizzazione entrare in gioco. Prima di creare un mazzo di pesca dovrete escludere le carte Foggy Harbor e The Final Stretch, per poi, in base al numero di giocatori, creare un deck chiamato di posizione, che sarà formato da un numero di 3 carte selezionate casualmente se ci sarà un solo giocatore, 5 carte selezionate casualmente se ci saranno 2 giocatori e 7 carte se ci saranno 3 giocatori, andandolo a sistemare sotto la Royal. Infine, una volta creato il mazzo, dovrete posizionare le 2 carte escluse precedentemente, collocando The Final Stretch in fondo e Foggy Harbor in cima al deck di posizione. Tutte le carte localizzazione che non saranno state utilizzate se si è meno di 3 forgiatori verranno escluse dal gioco. Mescolate il mazzo avventura e posizionatelo a faccia in giù a portata di ogni giocatore. Create la riserva comune come in una qualsiasi partita di Keyforge. Selezionate una difficoltà tra principiante, che farà pescare una sola carta per turno alla Royal Fortune, adatta ai nuovi forgiatori. Standard, 2 carte per turno, abbordabile con mazzi arconte di potenza media. Avanzato, 3 carte per turno, dedicata ai giocatori esperti che hanno in loro possesso unici decisamente performanti. Ed esperto, 4 carte per turno, consigliabili a tutti quegli esperti della forgia che hanno nel loro arsenale deck arconte di altissimo livello. Preparatevi ad affrontare una classica partita, posizionando tutto il necessario sul terreno, decidendo in seguito chi inizierà per primo e, se applicabile, per secondo e terzo, l'ordine non potrà più cambiare fino alla fine del match, giungendo infine a pescare la prima carta del mazzo di posizione, Foggy Harbor, per dare ufficialmente inizio all'avventura. Ora, prima di vedere come si svolgeranno i turni di gioco, addentriamoci nei concetti fondamentali che vi diranno cosa potrete o non potrete fare giocando a questa avventura. Royal Fortune. Questa carta, che ha le stesse sembianze di una mastodontica, non potrà essere distrutta, epurata o rimossa dal gioco, ma potrà invece essere spostata sulla linea di battaglia attraverso effetti di carte amiche. Quando verrà danneggiata, non possedendo un valore di costituzione, essa, al posto di ricevere danni, perderà una singola ambra dalla riserva. Attenzione però, anche se infliggerete 1000 danni in un solo attacco, sempre una singola ambra perderà. Quindi, a forza di picchiare, quando la Royal non avrà più ambre a disposizione da poter perdere, i giocatori potranno rompergli un segnalino tesoro. Fra poco vedremo questi ultimi a cosa serviranno. L'unico status che influenzerà il galeone sarà il token stordito, che inibirà, come da regolamento, l'utilizzo fruttuoso di qualsiasi effetto. Per quanto riguarda la cattura, qualunque ambra che vorrà, o per meglio dire, che dovrebbe essere collocata sulla Fortune per effetto di una qualsivoglia carta,
invece andrà ad aggiungersi alla riserva personale della nave. Infine, la Royal non possiederà, come già detto, né forza né armatura, e quindi non potrà attaccare, ma se pronta, avrà il modo di innescare uno dei suoi due effetti azione che verranno selezionati a seconda dello stato della carta vento sul terreno, per poi esaurirsi come funziona per qualsiasi creatura o artefatto in gioco. Deck di posizione. Questa avventura conterrà 9 carte localizzazione, che formeranno un mazzo dalla quale si pescherà la prima carta chiamata posizione corrente, che influirà sulle dinamiche di gioco andando ad agire sulla strategia o dei forgiatori, o della nave, o di entrambi. Ogni zona rivelata avrà un esito permanente fino a che l'effetto di una carta non vi chiederà di cambiare posizione, rimuovendo quella corrente per sostituirla con una nuova pescata sempre dalla cima del mazzo di posizione. Dopodiché il nuovo effetto proveniente dalla location agirà a modo suo su tutto ciò che accadrà nel match. Quando arriverete a pescare The Final Stretch non potrete più sostituire questa carta con nessun altro luogo, essendo arrivati praticamente alla fine del viaggio. In più, nessuno di questi 9 elementi potrà essere bersagliato da effetti e o abilità di nessuna carta presente in Keyforge. Ultima nota è che una volta posizionato sul campo di battaglia il mazzo di posizione non potrà mai più essere mescolato fino alla fine dell'avventura. Il vento e altre carte di riferimento. Il vento è una carta a doppia faccia che influenzerà il gameplay per chiunque giochi senza eccezioni. Quindi se ci sarà il vento in poppa attivo sul campo di battaglia, sia le vostre creature che quelle della Royal entreranno in gioco pronte. Ricordate che a differenza della marea, dove se è alta per un giocatore e bassa per un altro, qui se il vento sarà contrario lo sarà per tutti, se invece sarà a favore lo sarà per tutti. Durante il turno di un forgiatore, egli potrà decidere di perdere 2 ambre per scegliere come tirerà il vento e usufruire di tutti i benefici che ne conseguiranno. Da notare molto bene che un singolo partecipante, fino a che potrà soddisfare le condizioni di innesco, potrà utilizzare l'abilità Omni del vento più volte durante il proprio turno. Ambre oscure. Questa tipologia di minerale potrà essere rubato, catturato, perso e addirittura speso per forgiare chiavi. Ma in questa avventura ogni servitore che non possiederà il tratto mutante verrà danneggiato da questa varietà di ambre. In che modo? Quando una qualsiasi pietra oscura entrerà nella vostra riserva, ogni singolo servitore che non sarà un mutante posseduto dal giocatore che avrà commesso il furto riceverà un danno per ogni ambra oscura rubata. Stessa cosa se qualche creatura andrà a catturare, con l'eccezione che invece di essere bersagliata l'intera linea di battaglia, in questo caso nello specifico verrà danneggiata solo la creatura che avrà catturato, a parte che essa non sia un mutante. Inoltre, gli effetti delle Dark Ember influiranno sia sui giocatori che sulla stessa Royal Fortune. Infine, quando vedrete su una carta il tipico simbolo giallo dell'ambra, potrete scegliere di innescare l'effetto designando sia la versione tradizionale della gemma che quella oscura. Mentre se vedrete un simbolo ambra di colore blu, caratteristico degli effetti di alcune carte presenti nel mazzo avventura, quello stesso effetto designerà solo ed unicamente le ambre oscure. Magari detto così sembrerebbe leggermente incasinata come cosa. Vediamo quindi come funzionerà con un paio di esempi pratici. Il primo esempio vedrà un cavaliere grigio, un imp vestigatore ed un infomorfo sul vostro campo di battaglia. Sceglierete quindi di giocare una carta
che permetterà di rubare due ambre dalla riserva avversaria. E deciderete di sottrarre un'ambra tradizionale ed un'ambra oscura dalla nave, aggiungendole alla vostra riserva. Poiché avrete accumulato una singola ambra oscura, ogni servitore non mutante che avrete sotto il vostro controllo subirà un danno. Il secondo esempio vedrà una Charette catturare tre ambre oscure dalla riserva della Fortune. Una volta risolto l'effetto del servitore di casa Dis, il demone riceverà tre danni, uno per ogni ambra oscura presa su di esso. Per quanto riguarderà infine la marea e la scheda di riferimento generale e del nemico, per la prima innalzare il livello del mare per voi lo abbasserà per la Royal e viceversa, proprio come una partita tradizionale di Keyforge, mentre per la seconda sarà un vademecum opzionale, utile a ricordare ogni singolo passaggio da seguire per svolgere correttamente i turni di gioco di questa avventura. Quindi averla o no a propria disposizione non sarà di importanza cruciale. Casse del tesoro. Cosa sono e perché sono così importanti per la Royal Fortune? È molto semplice, per la nave di pirati questi scrigni rappresenteranno il corrispettivo delle chiavi per i forgiatori. Il vostro obiettivo finale, infatti, sarà quello di spaccare questi surrogati per impedire al vascello di fuggire con la stiva piena. Ma come si farà a romperli? In due modi. Risolvendo l'effetto di una carta avventura che riporterà nel suo testo la dicitura «Rompi uno scrigno del tesoro», danneggiando la Royal Fortune quando non avrà ambre nella sua riserva personale. Quando ciò accadrà, da dentro queste casse uscirà il bottino, ovvero le sei ambre oscure, che andranno a formare una nuova riserva personale della Royal. Attenzione comunque, queste ultime pietre non verranno intese come aggiunte alla riserva, ma semplicemente liberate da una scatola. Per farla semplice, ci sono sempre state, ma prima erano dentro un forziere, ed ora, dopo averlo distrutto, sono tutte cadute a terra. In più, le carte che andranno a bersagliare le chiavi della Fortune in realtà designeranno i forzieri, come ad esempio l'aumento del costo attuale. Infine, quando andrete a spezzare una chiave, ad esempio con l'azione di Casa Dis spezza chiavi per l'appunto, o altre carte che hanno effetti analoghi come girachiavi o rompi chiavi, andrete a distruggere una cassa senza aggiungere nessuna ambra alla riserva personale del galeone. Ultima nota, non ci sarà un numero massimo di forzieri che la Fortune potrà creare. È da notare bene quindi che più ne avrà a sua disposizione, più arduo sarà fermarla nella sua fuga. Altri concetti fondamentali. Il turno di qualsiasi giocatore si svolgerà come da regolamento base di Keyforge, che vi lascerò in descrizione, ad eccezione fatta della regola del primo turno, dove invece potrete giocare più di una carta della casa scelta. In più, quando vorrete combattere, potrete tranquillamente designare la Royal Fortune come bersaglio di un attacco. Tenete presente che questa avventura si basa sul gioco di squadra, quindi utilizzare delle carte che influenzeranno i mostri sul terreno non solo bersaglieranno i vostri servitori, ma anche quelli dei vostri compagni di viaggio. Infine ci saranno creature con la parola chiave preda, che come per l'ascesa del Krakjaven dovranno combattere, se possibile, contro il proprio target descritto nel testo dell'effetto. In caso non ci siano bersagli validi, questi servitori si limiteranno invece a raccogliere. Se ci dovessero essere prede che saranno affiancate da un difensore con la parola chiave provocazione, il predatore combatterà contro quest'ultima. Ora, dopo aver visto quali sono i concetti fondamentali, scopriamo assieme il fulcro di questa avventura,
rispondendo alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto. No, non è 42, ma come si gioca? Partiamo con il dire che i turni saranno alternati, giocatore, royal e così via. E ad ogni turno del galeone, il forgiatore che ha giocato il suo ultimo turno pescherà carte dalla cima del mazzo della Fortune a seconda del grado di difficoltà che avrete scelto e ne svolgerà i seguenti 5 passi. Il primo step vedrà la creazione di un forziere da parte della Royal Fortune se possibile, spendendo 6 ambre di un qualsiasi tipo dalla sua riserva personale. Il costo verrà sempre calcolato in base ad eventuali modificatori. Se non ci saranno abbastanza ambre per creare un forziere, semplicemente il gioco procederà verso il secondo passo. La nave potrà creare un solo forziere per turno. Nel secondo passo, il forgiatore attivo giocherà qualsiasi carta negli archivi della Royal, se presenti, per poi andare a pescare le carte avventura a seconda del livello di difficoltà scelto. Ogni elemento pescato dal deck dovrà essere giocato uno alla volta e sarà considerato giocato dall'avversario ai fini delle abilità delle carte che avrete in mano. Utilizzerete in questo modo le varie tipologie di carte che pescherete. Creature. Ogni servitore entrerà esaurito sul fianco sinistro della Fortune, salvo diversa indicazione. Artefatti. Entreranno in gioco dietro la linea di battaglia della Fortune esausti come il regolamento generale di Keyforge vuole. Migliorie. Potranno essere assegnate a qualsiasi creatura sul campo di battaglia, Royal Fortune inclusa. Azioni. Quando le pescherete, il loro effetto dovrà essere attivato immediatamente, per poi subito dopo finire nella pila degli scarti del vascello. Il terzo step vedrà l'impiego delle creature giocate sul terreno della Royal, che saranno utilizzate da destra verso sinistra fino a che tutti i servitori non saranno esauriti. Anche la Fortune verrà utilizzata, innescando i suoi effetti a seconda dello stato della carta vento sul terreno. In caso di presenza di status stordito, il segnalino verrà rimosso dopo l'utilizzo della mastodontica. Qualsiasi mostro, se non diversamente specificato, raccoglierà ambra classica e non oscura. Nel quarto passo toccherà agli artefatti essere utilizzati, innescandone gli effetti uno alla volta. Nel quinto ed ultimo passo, tutte le carte utilizzate dalla Royal Fortune, compresa lei stessa, torneranno pronte. Vi capiterà durante la partita di notare icone bonus completamente differenti rispetto a quelle tradizionali alle quali siamo abituati. Ebbene, quando andrete a giocare per conto della nave una carta che avrà l'icona bonus Vento, così si chiama, dovrete capovolgere la carta Vento, per l'appunto, per poi esaurire la Royal Fortune. Ora, la domanda che può sorgere spontanea potrebbe essere: Arconte, abbiamo visto come si gioca, i punti cardini e tutto il resto. Ma manca una cosa fondamentale. Come si vince o eventualmente perde in questa avventura? Scopriamolo assieme. Vincerete l'avventura se non ci saranno ambre nella riserva e forzieri da rompere sulla Royal Fortune alla fine di qualsiasi turno. Non vincerete invece forgiando la terza chiave, ma crearle sarà comunque di fondamentale importanza, dato che se la nave tenterà la fuga, potrete impedirglielo distruggendone una. Quando e se lo farete, dovrete rimuovere la vostra chiave dal gioco in modo permanente.
Perderete invece il match se la Royal Fortune riuscirà a fuggire, innescando con successo la sua seconda abilità, azione Vento in Poppa. Inoltre, quando The Final Stretch diverrà la posizione corrente, il vascello tenterà la fuga ogni volta che verrà giocata una carta con icona bonus Vento. Se non sarete in grado di fermare la presa al largo della nave attraverso la rottura delle chiavi che avrete precedentemente forgiato, perderete la partita. Regole aggiuntive. Quando giocherete una carta avventura che riporterà le diciture nemico, tu o tuo, nel primo caso le creature nemiche saranno quelle controllate dalla Royal Fortune, mentre nei restanti due, il tu o tuo, si riferiranno al giocatore attivo che leggerà le carte pescate dal mazzo della nave. Quindi ogni volta che prenderete una carta dalla cima del deck avventura, il forgiatore attivo innescherà gli effetti di ogni elemento contro se stesso. Se giocherete carte che coinvolgeranno ogni giocatore, designerete anche la Royal Fortune. Si riterranno amiche solo le creature che controllerete, non considerando i servitori che un compagno di avventura avrà sul suo campo di battaglia. Terminando, ci saranno anche delle modifiche da fare, all'occorrenza, che prenderanno il nome di Blastery Terms, Seasoned Crew, Lost at Sea e Hold Your Breath, se vorrete rendere ancora più interessante questa modalità di gioco per Keyforge. Lascerò a voi il gusto di scoprirle attraverso il link drive che vi lascerò in descrizione, dove non solo troverete il regolamento, ma anche il file stampabile con tutte le carte appositamente create da Mason Lito, per iniziare a ve le spiegate questa avventura. Per qualsiasi domanda, inoltre, ci saranno tutti i contatti utili per cercare le risposte ai vostri dubbi. E voi, proverete a solcare i mari tentando di fermare la Royal Fortune andando all'arrembaggio? Fatemelo sapere, come sempre, nei commenti. Coraggio quindi, spiegate le vele, timone a dritta ed occhi puntati all'orizzonte, c'è da impedire che una nave pirata scappi con la stiva piena zeppa di ambre. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento, prima di salutarci vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione, potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.